qui nella veste quindi di coordinatore, questo ci tengo a dirlo, e devo dire innanzitutto che per me già una giornata come questa è sicuramente una giornata a indice di grande soddisfazione. Prima di tutto perché abbiamo degli elementi della Commissione parlamentare antimafia, lo dico anche se mi costa riconoscerlo, che sta operando bene, nonostante la sfortunata presidenza che si è data. No, però, e poi perché quando abbiamo cominciato a parlare di criminalità organizzata al nord, con Franco in consiglio regionale, per un consiglio regionale tra l'altro che poi è caduto per fatti che riguardavano la criminalità organizzata, con Lucrezia quando si diceva che sulla zona di Desio, sulla Trianza, no, era diventata un po' la provincia babba della Lombardia, ecco, io penso che Como sia forse l'ultima provincia in cui veramente è arrivata questa area di informazione. Un po' perché a Como inevitabilmente è un luogo di passaggio ottimo per la criminalità organizzata e un po' come si diceva prima per la questione dell'antica legge del confino di alcuni uomini mafiosi. Io devo dire la verità di essere rimasto molto colpito, poi farò solo domande, però voglio partire da qui, dalla storia del vostro comandante dei vigili. Perché ho molto spesso la mafia riesce più di tutto a creare una sorta di isolamento, tuttora io lo chiamo mascariamento, o comunque una sorta di contro di indifferenza che finisce bene o male per lasciare le persone sole. E quando qualcuno che ha il coraggio, come è successo per il vostro comandante dei vigili, di alzare la voce e di elencare le inopportunità, no? Poi sulla differenza tra responsabilità penali e opportunità, magari ci ne parleranno i nostri ospiti, beh, io devo dire che è stata la dimostrazione che la classe dirigente, attenzione, io intendo in Lombardia con la classe dirigente tutti i vigili della polizia locale, anche tutti i maestri, anche i bidelli, penso che siano un pezzo importante della classe dirigente della crescita di un paese. Quindi sogno una Lombardia in cui anche il fratello maggiore di due o tre figli sia classe dirigente, sia sulla sua responsabilità. Ecco, la storia del comandante dei vigili secondo me dimostra che c'è una classe dirigente dal punto di vista etico in questa regione e che probabilmente si fa fatica a creare delle connessioni. Noi abbiamo una criminalità molto organizzata e invece una società civile molto meno organizzata. Mi stupisce anche che molto spesso in alcuni comuni molto piccoli succede che venga eletta una persona che dalle carte viene indicata come inopportunamente vicina all'uomo di mafia, attenzione, in un paese in cui spesso ci hanno sempre fermato dicendo aspettiamo che la giustizia faccia il suo corso, era la risposta che comunque ci dava spessissimo il Consiglio regionale, in un paese in cui essere amico di un mafioso non è un reato. Ma in un paese in cui essere amico di un mafioso è sicuramente inopportuno. Inopportuno soprattutto se si ha una valenza pubblica all'interno del proprio ruolo. E siccome siamo un paese strano, che da questo punto di vista molto spesso si perde, e siccome siamo un paese che lascia un po' all'eroismo, a spot di questo o quel amministratore, o di questo o quel pezzo di Stato, che sia un uomo della polizia locale, un uomo dei carabinieri, un uomo della polizia, io penso che la dimostrazione di sabato pomeriggio, insomma, venire ad ascoltare in un momento, con una bella giornata come questa, su un argomento così difficile, insomma, in un momento in cui anche la politica non fa venire molto la collina in bocca, una giornata come questa, con i temi come questi, poi con me che presenta, che sono i Masini dell'antimafia, e quindi secondo me io penso innanzitutto, tenendo conto che ci sarà qualcuno che è venuto qui per ascoltare per legittima difesa, sperando che non sia poi un eccesso di legittima difesa, tutti gli altri, ecco, io penso che l'applauso più grande vada a voi, perché siete voi la classe dirigente di questo paese. Detto questo, convincerei con Franco Mirabelli, senatore, membro della Commissione Antimafia, consigliere regionale per lungo tempo, e a Franco vorrei innanzitutto cominciare a parlare di questo, cioè quanto veramente si è cresciuta la sensibilità non solo degli antimafiosi per natura, cioè quelli che si ritrovavano per professione a studiare questi temi, ma invece dei semplici cittadini in questi ultimi anni.
poi posso dire altre cose. No, io sarei partito da questo comune, perché intanto voglio anch'io valorizzare la presenza di questo pomeriggio e ringraziare gli organizzatori, ringraziare chi partecipa, perché questo della presenza e dell'attenzione sui temi della legalità, ma soprattutto sui temi della lotta alle mafie, è un tema serio e non scontato. Dicevo prima a Chiara che io nelle ultime settimane sono stato in due luoghi come questo, dove recenti inchieste hanno segnalato presenze di locali gangetiste che hanno portato, come il comune di Segnano, allo scioglimento, primo comune lombardo sciolto per mafia a causa delle presenze di gangetiste. Sono stato a Viadana l'altro giorno e mentre di solito si trovano su questo tema grande attenzione, in quei comuni c'era una presenza molto piccola, qualche decina di persone, e quindi confinetti ancora di più, perché qui in una realtà coinvolta nelle ultime inchieste c'è e vediamo finalmente una risposta, non finalmente perché è già venuto a Cangiù recentemente e avevo segnato la stessa sensazione, una risposta vera, una comprensione che c'è bisogno di reagire. Perché guardate, io penso che uno dei primi, la prima questione forse che dobbiamo affrontare come politica è quella di spiegare e di capire che cos'è la 'ndrangheta, soprattutto qui nel nord, perché se non lo capiamo rischia di esserci quello che c'è oggi. C'è una distanza grandissima tra la percezione che ha l'opinione pubblica, che hanno le persone, e la reale pericolosità dell'andare. Siccome non ruba il portafoglio, non entra in casa a portare via né l'oro né l'argento, non rapina le farmacie, la percezione della pericolosità dell'andrangheta è molto più bassa di quella che è la reale che ha l'andrangheta. E a questo si aggiunge il fatto, guarda, ce l'ha detto a Modena due settimane fa, quando siamo andati a Reggio Emilia a Modena per avere un quadro su questa inchiesta che ha portato a 160 arresti, ce l'ha detto un presidente di un'associazione regionale imprenditoriale importante. Noi pensavamo che questi territori fossero uniti, e se noi continuiamo a pensare che questi territori siano immuni, non solo facciamo un errore drammatico, ma teniamo bassa la guardia, non sappiamo vedere le spie che ci dicono che c'è qualcosa che non va, lasciamo un campo grande all'attività della criminalità organizzata e in particolare dell'andrangheta. Perché il dato, il dato che ormai abbiamo verificato in questi due anni di lavoro della Commissione Antimafia, in cui abbiamo fatto della questione delle mafie al nord una priorità, e su cui abbiamo lavorato anche grazie all'apporto dell'Università di Milano, di Nando dalla Chiesa, il punto è che noi dobbiamo sfatare un sacco di luoghi comuni. Il primo è che l'andrangheta si infiltra, no, l'andrangheta è insediata in questi territori, è radicata in questi territori, non è il dranghetista con la valigetta che parte da Reggio Calabria con i proventi del traffico di droga e li va a investire in borsa.
è qualcosa di molto di più e di molto diverso. È un'organizzazione criminale. Ce l'hanno raccontato e ce lo raccontano le richieste. Non sono tutto quello che cercherò di dire adesso brevemente emerge dalle richieste, dalle 3-4 inchieste grandi che l'hanno Cassini, che la Direzione Nazionale Antimafia hanno fatto su questi territori. Noi siamo in presenza di una grandissima organizzazione, alcuni dicono l'organizzazione criminale più forte del mondo, che per intenderci non solo è in grado di far arrivare tonnellate di droga senza dover chiedere a nessuno fideiussione, senza dover dare a nessuno fideiussione o garanzie, ma che ormai è arrivata a andare nei paesi del cartello, comprarsi il terreno e produrre direttamente la droga, e che quindi può contare su una forza economica straordinaria, molto, molto grande. Un'organizzazione che ha una struttura molto forte, che nasce dalla regione in cui è nata la 'Ndrangheta, dalla Calabria, che riproduce in Lombardia, in Piemonte, in Canada, in Germania, la stessa struttura da cui dipende, cioè quella calabrese. Ci sono dei locali, ogni locale risponde a un comune di provenienza, ogni locale ha la sua autonomia, ma nel momento in cui c'è un dissidio si decide sempre nella casa madre. Un'organizzazione che ha una forte impronta familiare, per cui uno degli strumenti più forti che abbiamo avuto per assestare colpi molto pesanti alla criminalità organizzata, che è stato quello del pentitismo, è più difficile da utilizzare, perché se io intendo, oltre a pentirmi, devo anche decidere di denunciare dei familiari, magari 10, 100 familiari, questo rende più difficile. E è un'organizzazione che ha saputo fare tutto questo e infiltrarsi in una grande zona grigia. È un'organizzazione, guardate, io penso che sappiamo bene quali sono le attività in cui si ricicla denaro, spesso compro-oro, il gioco d'azzardo, però quello che sta emergendo molto, anche dall'inchiesta di Emilia, ma anche dall'inchiesta di Sube, anche da altre inchieste, è che quello che vuole fare la 'Ndrangheta è penetrare nell'economia legale, condizionare l'economia legale. L'idea della 'Ndrangheta che ha interesse esclusivo agli appalti pubblici è un'idea sbagliata. Al nord i soldi che girano sono soprattutto privati, la cosa che interessa di più alla 'Ndrangheta è stare dentro all'economia privata e condizionare l'economia privata, utilizzando certo anche metodi mafiosi. Le inchieste che ci sono state qui ci raccontano di una organizzazione criminale a cui spesso si rivolgono gli imprenditori per avere prestiti, che a partire da quei prestiti condizionano e vessano quelle persone, un'organizzazione che viene chiamata dagli imprenditori per esigere crediti in tempo di crisi, e poi l'imprenditore da cui va il 'ndranghetista a esigere il credito diventa vittima, ma diventa vittima di ricatto e di condizionamento anche l'imprenditore che ha fatto la richiesta. E quindi è a partire da questo e da un'area grigia fatta di tanti professionisti a cui viene consentito di arricchirsi al di là di quello che potrebbero mai arricchirsi, la 'Ndrangheta riesce a condizionare l'economia privata, a diventare impresa, a nascondersi e mimetizzarsi esattamente come si
mimetizzano sui territori, perché guardate, la faccio breve, però ci sono altri due luoghi comuni che dobbiamo sfatare, oltre a quello dell'uomo e della ricerca. Intanto l'Andrangheta, ce lo dicono queste inchieste, si insedia soprattutto nei piccoli comuni. In Lombardia c'è nei piccoli comuni, lontano ai riflettori, dove è più facile essere accettati, riconoscere tutti, avere quella gratificazione importante per un 'ndranghetista, quello che la gente ti offre il caffè, ti stringe la mano, hai una, nell'anonimato riesci a avere una accettazione sociale che per un 'ndranghetista è molto, molto importante. Più quello che ti accetta, più è in alto nella scala sociale e più è importante. E l'altra cosa, che però è la cosa che a me fa più riflettere, poi vengo un attimo alle cose, è questa: se mettiamo in fila i mestieri che fanno facevano, adesso sono in galera, i capi delle locali lombarde, sono stati arrestati queste settimane, scopriamo che facevano il gruista, il manovale, il parrucchiere, che mandavano le mogli a servizio a pulire le case di altri o gli uffici la mattina. Lo dico perché questo ci fa capire che la priorità non è l'arricchimento personale, ma è il potere, il controllo, il condizionamento sociale. Quando diciamo che la mafia e l'andrangheta si insediano qui, diciamo questa cosa, che ci sono persone che cercano di condizionare non solo la nostra economia, ma la nostra convivenza civile. E la percezione di questo tra di noi è bassissima. Il fatto che questo sia un rischio per le nostre libertà, per la nostra democrazia, noi non riusciamo a cogliere, come non riusciamo a cogliere un altro dato, che guardate che non spara, perché adesso non gli serve, ce l'ha detto bene la locale dei grandi arabi, unica locale che agisce e ha in mano tutta la 'ndrangheta, tutta la criminalità organizzata in Emilia, non è che non spara perché non hanno fatto un voto, non spara perché non gli serve, ma hanno scoperto arsenali spaventosi, moderni, sia di armi sia di strumenti di tipici della lotta anche armata. Quindi anche questo va tenuto conto. Adesso come rispondiamo? Intanto ho fatto un quadro a cui però vanno aggiunte delle cose, perché sennò può sembrare un'analisi disperata. Allora, il primo punto è: noi dobbiamo sapere che queste cose le sappiamo perché ci sono state le inchieste, ci sono stati dei magistrati e ci sono a queste mafie abbiamo assestato un colpo. Lo Stato ha dato un colpo molto pesante in questo. E quindi lo Stato è in grado di contrastare efficacemente questi traffici, l'ha fatto, lo dimostrano le inchieste che ci sono state in Lombardia. Secondo, io penso, non voglio aprire una discussione, però io penso che questo paese ha una legislazione antimafia importante, a partire dalla legge promulgatore sui beni confiscati, ma anche in questi mesi abbiamo fatto leggi importanti che aiutano i magistrati a contrastare il reato, il 416 ter che punisce il voto di scambio, voti in cambio di favori,
e non più solo voti in cambio di soldi, come era prima. È un reato importante. L'altro giorno finalmente è stato applicato e il vice, il braccio destro di Settola, è stato condannato a 7 anni per questo reato. Io penso sempre a Severiano come prima, quello sciolto per mafia, dove il sindaco ha preso i voti e in cambio ha praticamente consegnato il comune a Cosentino, all'Andrangheta, a chi di volta in volta gli spiegava a chi e come dare un appalto pubblico sulla base degli interessi e degli equilibri dell'Andrangheta in quei luoghi. Quel sindaco ovviamente è rinviato a giudizio per una serie di reati, non per voto di scambio, perché non c'era il 416 ter, non c'era stato voto in cambio di soldi e quindi non era punito, non era punibile per questo. Oggi quel reato c'è, come c'è il reato di corruzione, come c'è l'agenzia anticorruzione di Cantone, che da tutti, ecco, i ricercatori, ecco, i magistrati, è considerata uno strumento importante, il migliore messo in campo per intervenire e prevenire l'aggiustamento degli appalti, e andiamo avanti. Penso che la prossima volta che verremo qui, spero presto, ci sarà approvata la legge di corruzione, la legge sul falso in bilancio. Rispondiamo. Io penso che questo debba essere chiaro, ma non basta che risponda, guarda, lo voglio dire con chiarezza, non basta che risponda la politica. Non basta che risponda la politica. Perché o le imprese, se il quadro è quello che dicevo prima, capiscono che c'è un problema anche di alzare il livello di guardia tra di loro, le associazioni dei commercianti, le associazioni dei professionisti. Non esiste, non può esistere più in un paese che in queste condizioni, che un avvocato condannato per associazione mafiosa viene espulso dall'ordine professionale di Palermo e dopo 2 mesi ritorna ad operare iscrivendosi all'ordine professionale di Caltanissetta. C'è uno sforzo che devono fare tutti e che devono fare anche gli amministratori pubblici, perché è vero che non è prioritario per le mafie qui al nord l'aggressione ai soldi pubblici, però sicuramente la politica serve, ci hanno detto questi. Serve per aggiustare il permesso, serve per cambiare una destinazione d'uso, serve per accelerare una autorizzazione, e anche qui serve che la politica, da questo punto di vista, visto pubblico, sta facendo un lavoro importantissimo, alzi l'attenzione. Bisogna saper cogliere alcuni segnali, saper adeguare le prassi. Io credo che dobbiamo, per esempio, tra le cose buone che abbiamo fatto in questi mesi per contrastare la criminalità organizzata, ci stanno i protocolli che sono cambiati, sono migliorati sempre, che hanno portato a interdire 42 aziende per mafia, 42 aziende che o avevano già cominciato a lavorare o stavano lavorando in esso, introducendo sistemi nuovi di contrasto, da una rete più aggiornata per verificare la provenienza dei capitali e altre cose, fino all'accesso ai cantieri, la possibilità di entrare, verificare se il macchinario è davvero di un'azienda, dell'azienda che aveva il subappalto invece faceva, era di proprietà di un'altra azienda, se i lavoratori che sono lì sono lavoratori che avevano a che fare con altre aziende. Tutto ciò produce, però ripeto, io credo che il tema principale sia dare un messaggio alle persone, e questo lo dobbiamo fare insieme. Il messaggio alle persone è che l'Andrangheta, anche se non la vediamo, anche se non ci disturba,
anche se appunto non ci ruba il portafoglio, è pericolosa, tanto pericolosa per la nostra libertà, per la nostra democrazia, e che i metodi che usa sono metodi mafiosi e sono metodi violenti, anche se ne spara. Ma l'intimidazione, il ricatto, la possibilità di agire sempre nell'illegalità sono una cosa che rischia di minare la nostra convivenza civile e il nostro futuro. E questo dobbiamo farlo capire.